Sì. Vai. Ciao a tutti. Ciao. Volevamo dirvi che quando arriveremo a 35 iscritti pensavamo di fare un piccolo giveaway. Ah sì. Quindi quando arriveremo a 35, sì, trucchi, accessori, un po' di tutto. Abbiamo già iniziato a prendere qualcosina. Non vi anticipiamo niente. Quindi quello. Dopodiché, noi adesso ci mandiamo il gelato, andiamo a casa. Con la Lily, se ce la facciamo. Questo qui sarà messo prima del video outfit della Francesca, perché non ho voglia di fare un video da 30 secondi. E quindi ciao a tutti e buon proseguimento di video outfit. Ciao. Ciao a tutti, oggi video outfit. Vi farò vedere in questo outfit il look pensato per andare in centro o da sole. Sta arrivando l'estate, quindi ci vogliono capi colorati e tacchi, perché fa caldo, borse grandi, braccialetti appariscenti. Iniziamo con tacchi enormi. Mi stavano grandi, aperti nel davanti e parecchio alti. Pronti? Partenza, via! Tacco è un tacco 13, abbastanza alto, tacco alto, sì. Aperto nel davanti, sono di color bianco panna più o meno, chiusi con dei lacci, hanno un po' di zeppa, cioè plateau. La maglia è grigia con un cuore applicato, un cuore color sabbia, dei bottoncini applicati a questo cuore e nelle maniche, maniche corte. Ho scelto di abbinarla a questo outfit perché fa estate. La cintura è in cuoio, fatta a due colori, un marrone scuro e un marrone un po' più chiaro. Ha un laccio per essere allacciata. La cintura non l'ho comprata, ma l'ho fatta io a scuola. I leggings sono di materiale sintetico, sono di color bianco e grigio nero, sono leggings con la stampa, è leopardata e zebrata. Ho di indossare dei leggings perché sono comodi, leggeri e in primavera vanno bene. Outfit. Questo è pensato per le serate estive e adesso vi mostro. Allora, partiamo dalla maglia. Sotto questa maglia c'è una canotta del stesso colore della maglia, quindi è un blu scuro, tessuto leggerissimo, anche questo in cotone, spalline molto molto strette e un senza rifiniture sotto nei bordi. Sopra la canotta
trovate questa maglia a maniche molto ampie, maniche a pipistrello. Una cintura, un nastro più che cintura, in cuoio che si trova in vita, color marrone, caramello insomma, che richiama la borsa. E questo tessuto, non so che tessuto sia questa maglia, però è un tessuto estivo, perché tanti usano questo tessuto in estate. Questa borsa è di color caramello, marrone come la cintura in vita della maglia. Ha delle piccole borchie piatte e formano un triangolo nel davanti. È una borsa molto ampia, con una zip all'interno che c'è un taschino e una zip per chiuderla. Un manico a tracolla Questi sono short, ovvio estivi naturalmente, hanno un risvolto nel fondo, sono di color azzurro più o meno, con jeans sbiadito. Nel davanti hanno due tasche e un taschino, nel dietro ci sono altre due tasche e nel cinturino applicato, che si può, dei pendaglietti che non so come si chiamino, che tessuto è questo, con applicato del tessuto sconosciuto. Questi sono tacchi, un tacco 8, non tanto alto, sempre estivi, tessuto azzurro tipo camoscio, non so se sia camoscio ma sembra camoscio, un altro tessuto plastificato con piccoli decori con un po' al pizzo. Insomma, hanno dei piccoli pallini e zigature, si dice, di color, questo tessuto è un marroncino caffè latte, insomma. Ha la cinghietta, che si può benissimo allungare, con un piccolo elastico. All'interno sono rosa, fucsia, e anche nella suola sotto. Questo è un braccialetto azzurro preso in Croazia, pagato 5 euro, con dei pendaglietti, un cuore, delle palline e delfini. Fa rumore! Sentite, fa rumore! Con questo è tutto, ho finito questo outfit e ci vediamo il mese prossimo. Per esservi sbattuti a guardare questo video e averlo fatto al meglio, diciamo, e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!